Oggi giornata delle donne, pubblicati i dati sulle violenze di genere, ancora troppi casi soprattutto in Sicilia, 119 le vittime di stalking lo scorso anno, ma crescono anche i casi di maltrattamento. 400 euro mensili alle donne che hanno subito violenze, quanto prevede il reddito di libertà presentato dall'INPS di Ragusa, purtroppo ancora poche donne ne fanno uso. Preoccupante escalation criminale a Vittoria. Gli ultimi furti nelle sedi della CGL e della CNA portano il sindaco Aiello a scrivere al prefetto. Servono controlli, afferma, e un incontro immediato. L'amministrazione di Modica e tutto il consiglio riunito per prevedere aiuti per i profughi vittime della guerra. Tra le iniziative, anche quella di individuare strutture private per l'accoglienza. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG74. Oggi la giornata dedicata alle donne e ovviamente anche a una giornata contro le vittime di violenza. Per tale motivo il Ministero ha diffuso proprio oggi i dati relativi alle violenze accertate lo scorso anno. Numeri purtroppo in aumento, soprattutto in Sicilia. Sentite. Oggi 8 marzo, festa della donna, sono stati diffusi i dati aggiornati sui femminicidi nel 2021. Sono state ben 119 le donne uccise l'anno scorso, due vittime in più rispetto all'anno precedente, e quanto emerso dal report dei servizi analisi criminale del Ministero dell'Interno, nel 2021 il 91% dei femminicidi è avvenuto per mano del partner o di un ex. Considerando le sole donne uccise in ambito familiare, le stesse sono vittime di partner o ex nel 68%. Dei casi, negli altri casi risultano uccise prevalentemente da genitori o figli. Aumentano i cosiddetti reati spia, quelli ritenuti possibili indicatori di una violenza di genere nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021, stalking, maltrattamenti e violenza sessuale. I reati spia hanno fatto registrare una crescita del 18% per gli atti persecutori, del 30% per quanto riguarda maltrattamenti contro familiari e conviventi, del 2% per le violenze sessuali. Per quanto riguarda l'incidenza delle donne sul totale delle vittime, è del 75% per gli atti persecutori, oscilla tra l'81% e l'83% per i maltrattamenti contro i familiari e tra il 91% e il 93% per le violenze sessuali. Purtroppo è proprio la Sicilia la regione dove si registra il più elevato numero di casi in Italia, seguita da Campania e Puglia. Anche per i maltrattamenti contro i familiari e i conviventi, l'azione di contrasto, dopo un progressivo calo fino al valore più basso nel 2020, nel 2021 evidenzia un'inversione di tendenza con un incremento della percentuale dei delitti scoperti che si attesta intorno al 76%. Sicilia, Campania e Lazio risultano le regioni con la più elevata incidenza di reati commessi. Anche per la violenza sessuale, infine, declinata in tutte le sue forme, nel 2021 resta sostanzialmente stabile l'efficacia dell'azione investigativa, con una percentuale di casi scoperti che cresce di un punto e si attesta così al 61%. Delle donne vittime, il 71% sono maggiorenni e il 77% di nazionalità italiana. E per le donne vittime di violenza esiste anche un sussidio economico chiamato reddito di libertà. Si tratta di 400 euro mensili per chi vuole continuare a farsi una vita serena. Quello che emerge dall'INPS di Ragusa è però che pochissime donne ne sono a conoscenza e molte meno quelle che ne hanno fatto finora richiesta. Un contributo di 400 euro mensili per 12 mesi a supporto delle donne vittime di violenza. Si chiama reddito di libertà ed è quanto presentato ieri in conferenza stampa nella sede dell'INPS di Ragusa. Una legge che a onore del vero esiste già da quando è esplosa la pandemia, ma che necessita ad essere ancora conosciuta meglio in tutto il territorio ibleo. Sono proprio gli obiettivi dell'INPS che si appella alle donne affinché ne vengano a conoscenza e denuncino i propri carnefici. Presenti il presidente nazionale dell'INPS, intervenuto in videoconferenza, nonché i vertici regionali e territoriali, con la presenza del prefetto di Ragusa, delle forze dell'ordine e del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. La finalità dell'incontro è stata quella di diffondere il più possibile la misura di sostegno a favore delle donne vittime, seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali, contro ogni remora di carattere culturale e sociale e di ogni forma di coartazione. Sono stato lieto, dichiara invece il primo cittadino di Ragusa,
Giuseppe Cassì di aver partecipato alla conferenza di l'INPS dedicata al reddito di libertà per le donne vittime di violenza, tema che ha visto il coinvolgimento delle scuole, finalizzato a sostenerle economicamente così da assicurare loro anche autonomia abitativa e personale, a formazione dei figli minori, ed è un segno di civiltà giuridica. Lo scorso anno però a Ragusa è stata presentata, ricordo il primo cittadino, una sola domanda di accesso a questa forma di sostegno. La nostra comunità, per quanto caratterizzata da un elevato senso civico, non è proprio immune al fenomeno della violenza sulle donne, e temo che questa unica domanda sia il frutto di una scarsa conoscenza di questo prezioso strumento o della ritrosia comprensibile a denunciare. Il reddito di libertà, voglio ancora ricordarlo, continua Cassì, non è incompatibile con altri strumenti di sostegno ed è destinato a donne italiane, comunitarie, in possesso di regolare permesso di soggiorno o comunque aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria, coloro che sono già inserite in centri antiviolenza riconosciuti dalla regione possono richiedere il reddito di libertà tramite i servizi sociali del comune. Per chi è invece ancora preda della violenza, l'appello, conclude Cassì, è a rivolgersi al numero 1522, così da comunicare e riprendere in mano la propria vita, la propria serenità. Intanto l'amministrazione comunale di Modica, insieme a tutto il Consiglio, riunito ieri, continua a confrontarsi su quanto si può fare per aiutare i profughi vittime della guerra. Tra le iniziative anche quella di un bando per individuare strutture private da destinare all'accoglienza. Sentite. Uscirà nei prossimi giorni a Modica il bando di interesse pubblico per comunicare la disponibilità di strutture ricettive e immobili privati da adibire a momentanea ospitalità dei profughi ucraini, in gran parte donne e bambini in arrivo nel nostro paese. Lo ha deliberato l'amministrazione comunale di Modica per far sì che la città si faccia trovare pronta quando cominceranno ad arrivare le prime persone in fuga dalla guerra, considerando che la comunità di ucraini in Italia, ha ricordato il sindaco Ignazio Abate, è la più numerosa nel mondo, e considerato anche che i cittadini di nazionalità ucraina sono numerosi anche nel nostro territorio, è facile immaginare come a breve arriveranno a raggiungerli parenti rimasti in patria e che ora sono in fuga dalla guerra. È un obbligo morale per tutti noi farci trovare pronti ad accoglierli nella maniera più dignitosa possibile. Per questo motivo abbiamo deliberato la pubblicazione di questo bando che possa raccogliere le adesioni di privati e strutture ricettive che vogliono mettere a disposizione i propri locali per il periodo in cui i profughi non potranno tornare nelle loro città di provenienza. Nel momento in cui si esprimerà la propria disponibilità, bisognerà indicare, ricorda sempre il primo cittadino, se lo si farà a titolo gratuito o se si chiederà in cambio una somma che dovrà essere quantificata. In base alle risorse disponibili si procederà all'accoglimento delle disponibilità. Grazie alla solidarietà dei cittadini, conclude Abate, abbiamo raccolto un intero autoarticolato che questo fine settimana partirà alla volta dell'Ucraina con dentro aiuti umanitari. Adesso quest'altra opportunità per fare del bene a chi ha visto la propria vita distrutta in pochi giorni. Preoccupante escalation criminale a Vittoria. Gli ultimi furti nelle sedi della CNA e della CGL hanno portato il sindaco Aiello a scrivere al prefetto. Servono controlli, afferma, e un incontro in prefettura immediato. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha scritto al prefetto di Ragusa, Giuseppe Reneri, chiedendo di alzare ulteriormente l'attenzione sul territorio alla luce degli ennesimi episodi delinquenziali perpetrati nelle ultime settimane ai danni di associazioni, ma anche di liberi cittadini. Gli episodi criminali hanno colpito le sedi di organizzazioni sindacali, di movimenti politici, di associazioni di categoria, di privati cittadini nella città di Vittoria, scrive Aiello nella lettera. Pur potendo apparire episodi di vandalismo fini a se stessi, lasciano intendere invece il tentativo di creare un clima di costante insicurezza teso a frenare la faticosa azione di rilancio amministrativo, sociale, morale e culturale nella quale l'amministrazione comunale è impegnata. Nella notte, lo ricordiamo, tra il 1 e il 2 marzo, le sedi locali della CGL, ma anche della CNA, hanno subito un furto di TV e computer, un vero e proprio attacco criminale, scrive Aiello. L'inclusione compiuta negli uffici della CNA pochi
pochi minuti dopo una riunione del direttivo è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza. Le immagini sono state acquisite dalla polizia scientifica di recente in uffici e abitazioni, compreso lo studio di un consigliere comunale, sono stati registrati furti e incursioni con analoghe modalità. Per tale ragione risulta necessario intensificare i controlli anche notturni al fine di arginare questi attacchi volti a indebolire l'azione dello Stato sul territorio. Intanto l'azione amministrativa continua a Aiello, sta comunque trovando sostegno nelle forze economiche e sociali. È stato già convocato per il 10 marzo il tavolo della legalità e della sicurezza per dare alla città quel sostegno morale di cui ha bisogno. L'azione amministrativa continua il primo cittadino è fortemente tesa al recupero della piena legalità nella vita dell'ente, alla mobilitazione delle risorse migliori organizzate di concerto con la costante e concreta presenza dello Stato. Forti e presenti sono i tentativi di minimizzare gli eventi vissuti dalla città, quegli stessi che, oltre a provocare lo scioglimento degli organi di governo, hanno mortificato lo spirito di impresa, di dinamismo sociale e economico dei vittoriesi. Altrettanto forte continua il sindaco e l'azione di contrasto dell'amministrazione contro ogni tentativo di pressione, prevaricazione e forme di lobbismo. Urge una costante presenza, conclude Aiello nella propria nota, in termini di uomini e mezzi per il controllo del territorio. Per quanto di competenza dell'ente che rappresento, è da sottolineare che la Polizia Municipale, oltre allo svolgimento delle mansioni assegnate, è impegnata in estenuanti servizi di controllo sul territorio, ma ciò non risulta sufficiente. La raccolta differenziata in terra Iblea aumenta e così si inizia a guardare anche verso nuovi obiettivi. A presentarli è stato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassini, e la veste anche di presidente dell'SRR, tra questi anche la trasformazione del rifiuto organico in energia. Il sindaco Peppe Cassini, nella qualità di presidente anche dell'SRR, illustra i progetti, due dei quali interessano il territorio di Ragusa, che la stessa società sta presentando nell'ambito del PNRR. Come ha sottolineato Legambiente, spiega il primo cittadino, in 3 anni la provincia di Ragusa ha visto raddoppiare la propria raccolta differenziata più che dimezzare il rifiuto urbano residuo da smaltire. Un processo virtuoso che ha protagonisti tutti e 12 i comuni della provincia che fruiscono dei servizi dell'SRR, responsabile degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Cava dei Moricani, l'impianto di trattamento meccanico biologico dove viene trattato tutto il rifiuto indifferenziato della provincia e l'impianto di compostaggio dove viene conferito e trattato oltre la metà del rifiuto organico dei 12 comuni in attesa dell'apertura dell'impianto di compostaggio di Pozzo Bollente a Vittoria. Il rifiuto differenziato alla fonte dai cittadini, ovvero vetro, plastica e carta, viene invece trasportato in specifiche piattaforme e avviato al riciclo. L'obiettivo della riduzione sotto la soglia del 10%, continua Cassini, del rifiuto da smaltire in discarica potrà essere raggiunto nel ragusano ben prima del termine del 2035 fissato dall'Europa. 3 i progetti che saranno presentati dall'SRR di Ragusa. Il primo riguarda la realizzazione di un biodigestore anaerobico a servizio dell'impianto di compostaggio di Cava dei Moricani nel valore di circa di 3 milioni di euro e servirà per trasformare il rifiuto organico in energia. Un secondo del valore di circa 4 milioni di euro per la copertura e le attrezzature dell'impianto di compostaggio di Pozzo Bollente. Un terzo progetto infine del valore di oltre 20 milioni prevede la realizzazione di un centro di recupero e trattamento delle plastiche, in particolare quelle usate in agricoltura, da realizzare a Ragusa in zona industriale. L'obiettivo della piena autosufficienza non è dunque un miraggio, conclude Cassì, e l'auspicio è che tutta la Sicilia si muova nella stessa direzione. Per il Comitato per il raddoppio della Ragusa-Catania, la scommessa è ancora tutta aperta. Il cronoprogramma depositato prevede gli ultimi passaggi e intanto il progetto esecutivo può essere approvato dal CDA dell'ANAS. Per il Comitato per la Ragusa-Catania la scommessa continua. Ora il progetto esecutivo può essere approvato dal CDA ANAS e dal commissario, ovvero il presidente Musumeci, per passare alla fase della consegna, apertura dei cantieri e la fine dei lavori nei tempi dovuti. È stata infatti pubblicata il 1 marzo nella Gazzetta Ufficiale
La delibera CIPES, che prevede la riprogrammazione del programma operativo complementare della regione siciliana, ciò ha permesso alla regione una rilettura delle risorse più coerente con le priorità regionali e in particolare per le infrastrutture come la Ragusa-Catania, inserita nell'accordo di programma quadro in linea con la progettualità strategica regionale del ciclo comunitario, che ha risorse che si integrano con la programmazione 2021-2027. Come cita la stessa delibera CIPES, in considerazione dei tempi medi di realizzazione relativi alle grandi opere infrastrutturali nel settore stradale, 15 anni per i progetti del valore di oltre 100 milioni di euro, lo sforzo che si richiede è la garanzia di rispettare il cronoprogramma procedurale e fisico in considerazione del rispetto dei criteri di spesa che prevedono termini perentori. La data di conclusione delle opere finanziate con questo rimodulato POC relativi al programma 14-20 è fissata al 31 dicembre del 2025. Come contestiamo da quasi 5 lustri, afferma ancora il comitato, i tempi per superare le fasi preparatorie sono stati più che consumati, per usare un eufemismo, ormai definiti anche i tempi di traghettamento della fase progettuale all'inizio dell'effettiva realizzazione di fatto. Ora si deve dimostrare una sostanziale compatibilità dei tempi di attuazione dell'opera con i periodi di programmazione. Noi abbiamo già dato, continua il comitato, e dobbiamo passare alla fase realizzativa nei tempi previsti. Il cronoprogramma ufficialmente depositato ad oggi prevede l'ultimazione di questi ultimi passaggi, essendo alla fase numero 3 delle 4 programmate. Si tratta della realizzazione del progetto esecutivo e procedure per l'appalto, usufruendo dei poteri del commissario, prevista chiusura entro il 2022, consegna lavori come previsione periodo d'inizio giugno 2020, con fine entro il giugno del 2023. Bene, il telegiornale termina qui. A tutti voi grazie e buon proseguimento di giornata.